Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera vi faccio vedere come si fa il filetto di maiale in crosta. Abbiamo un foglio di pasta sfoglia, eccola qui. Questo è un filetto di maiale, due foglie di lattuga fresca, normale, così, alle quali poi toglierò questo pezzetto finale di costa. Questo, eccolo. La parte più spessa, dell'olio, del sale nero e del pepe nero. Per sigillare il filetto e dargli un pochino di aroma, abbiamo bisogno di due cotture e del vino. Io ho messo una tazzina di vino primitivo che è più che sufficiente perché è molto aromatico. Facciamo in questo modo. Allora, saliamo il filetto su tutti i lati, togliamo il vino perché se no mi cade sicuro. Scusate, ma io ho il gatto che mi sale sul piede e Manfredo può gioca. tutto, quindi lo metteremo anche in qualche ricetta sicuramente. Gli farò fare la pasta frolla magari. Piccolo, con il pepe facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto col sale, quindi su ogni lato. Eccolo qui. Metto un filino d'olio appena, un filo d'olio davvero, non come fanno tutti gli chef che fanno un filo d'olio. Massaggiamo. Lo massaggiamo per bene. Lo Eccolo. sentite? Ecco. Sapete perché fa così? Perché vuole di nuovo il latte. Vabbè. Ecco. E lo lasciamo un attimino così a riposare. Intanto vado a pulire le coste dell'insalata. Intanto mi lavo le mani che, come vedete, il sale nero tinge. Vediamo dopo. Eccomi qua. Ho tolto la costa più dura. Ho lasciato questa, che schiaccerò in questo modo proprio per evitare che poi si senta dentro alla crosta. Ora vado a sigillare il filetto e quindi ci trasferiamo sui fornelli. A fra poco. Ecco qui, la padella è arroventata, come vedete non c'è olio, non serve perché l'ho già messo intorno al filetto. Non fate caso alla verdura. Non fate caso alla verdura, è cicoria, non è che sia. Ecco qui. Lo facciamo rotolare su ogni lato. In questo modo non dobbiamo aggiungere né sale né pepe né olio perché comunque l'abbiamo già messo prima e non serve. Poi comunque il filetto di maiale non rimane stoffaccioso come la carne di maiale che può essere il mondo, no? Ecco qua. Ora che l'abbiamo rotolato su tutti i lati, metto il vino. Lo rigiriamo nel vino per bene. Dobbiamo stargli un pochino dietro. Mettiamo l'altro vino. A questo punto lo copriamo con un coperchio e lo lasciamo qua un paio di minuti. Dopodiché facciamo la preparazione per la seconda cottura. A dopo. Eccolo qua. Allora, l'abbiamo sigillato, ovviamente crudo, perché non può essere
prima cotto e poi ricotto, quindi adesso sulla pasta sfoglia mettiamo le... Quindi è soltanto scottato? È solo scottato. Dicevo, mettiamo le foglie di insalata che serviranno per far sì che il filetto venga staccato dalla pasta sfoglia e di conseguenza non si ammorbidisca tutto. Metto dell'altro pepe, non tantissimo, e sempre il sale nero. Voilà, adagio il filetto. E lo arrotolo. Arrotola. Ma non era così? No, amore. Ok. Lo sigillo qui. E poi questa sarà la parte più buona, perché prenderà tutti i succhi. Togliamo il pezzettino di insalata, se no non si chiuderà mai. Sigilliamo i lati. E con... Sì, c'è l'insalata perché... Ecco qua. E con tutta la carta da forno lo mettiamo nella teglia. Voilà. Ora potete spennellarlo con scusate la rocetine, potete spennellarlo con il rosso dell'uovo se volete, ma a me sinceramente piace così. Però ci spennello sopra un pochino di olio e vino dell'intingolo fatto precedentemente. Hai capito, sì? E certamente. Ecco qui. Ovviamente il fondo di cottura del filetto non andiamo a buttarlo, eh. Dopo ci aggiungerò un altro goccino di vino e ci farò una salsina con un po' di fecola di patate da mettere sopra quando è cotto. Ci vediamo a fine cottura in forno per circa 20 minuti a 200 gradi. A dopo! Eccolo, è pronto. È bellissimo, bello, rosolato. Eccolo qui. Adesso lo andremo a fare a fette e poi ci metteremo la salsina che intanto è sul fuoco con il fondo di cottura del filetto. Ho aggiunto un altro goccino di primitivo e della fecola di patate, ho aggiustato di sale e questo è il filetto. Che vi devo dire? Buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao!